Buongiorno a tutti e benvenuti a Sguardi Metropolitani, rubrica mensile di approfondimento della Web TV Scuola. Attualità, cultura, arte, musica, ambiente e società. Lo sguardo, come sempre, ricade sul nostro territorio. Una puntata speciale questo mese dedicata al mondo dell'associazionismo. L'emergenza che è dovuta alla pandemia ha ricordato a tutti noi l'importanza di essere vicini, di comprendere quanto ognuno di noi abbia bisogno della vicinanza dell'altro. O come giustamente ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c'è un'esigenza importante che precisa dei cittadini italiani, il bisogno di riconoscersi come una comunità di vita, una comunità, la nostra, che trova fondamento nella rappresentanza degli interessi di tutti i cittadini e nella tutela più autentica dei principi sanciti dalla Costituzione repubblicana. Ed è per questo che abbiamo deciso di intraprendere un viaggio dentro le realtà associative del nostro territorio, che da tempo sono impegnate a dare supporto psicologico, ascolto e compagnia. Inoltre si occupano di distribuzione di beni di prima necessità su oggetti fragili, raccolte fondi, attività formative ed educative e volontariato sanitario, realtà che in forme diverse accarezzano il cuore e nutrono lo spirito. Gli studenti del liceo De Carlo hanno intervistato i responsabili dell'associazione Alta Napoli Onlus, impegnata per la rinascita dei territori degradati della città, che ci parleranno del progetto Rione Sanità e Forcella. L'associazione Alta Napoli è un'associazione fondata nel 2005 da Ernesto Albanesi ed è un'organizzazione no profit. Alta Napoli vuole aiutare tanti ragazzi che vivono nelle zone degradate di Napoli attraverso il recupero e la restaurazione di diverse strutture. Tra i loro più importanti progetti ricordiamo la costruzione della Casa di Vetro a Forcella, uno spazio dedicato ai giovani che rappresenta uno sviluppo importante nell'educazione minorile. Abbiamo pensato di presentarvi l'associazione L'Altra Napoli, nata da un'idea di Ernesto Albanese. L'associazione nasce nel 2005 per promuovere la rinascita dei quartieri degradati di Napoli. La missione è ideare e sviluppare progetti di riqualificazione urbanistica, artistica e sociale per migliorare la qualità della vita delle città. Oggi intervistiamo il vicepresidente Antonio Lucidi. Allora, dottor Lucidi, lo scopo dell'associazione è quello di promuovere la rinascita dei territori degradati. E in che modo? L'associazione nasce per individuare dei siti all'interno della città di Napoli che sono abbandonati, belli, ricchi di storia e di cultura e che possono avere uno scopo generativo rispetto al territorio e rispetto alle persone che vivono quel territorio. L'individuazione di questi siti consente di ripristinare spazi di cultura e di bellezza e di renderli anche economicamente validi per poter generare sviluppo e occupazione. Quali progetti avete realizzato e hanno avuto successo? Sì, abbiamo una storia di successo alle nostre spalle e speriamo anche per il nostro futuro. Quando nascemmo andammo a presentare il progetto a New York alla Bill Clinton Foundation, che è la più grande organizzazione no profit del mondo, e venimmo accettati come presentammo i progetti di intervento nella zona del Rione Sanità e quel progetto fu accettato come l'unico progetto degno di nota dell'Europa occidentale. Da quella storia la prima cosa che facemmo fu intervenire nell'ambito delle catacombe di San Gennaro, che è un sito bellissimo al di sotto della collina di Capodimonte, che unisce la collina di Capodimonte e il Rione Sanità. È l'antico luogo delle sepolture dei primi martiri cristiani e anche in precedenza venne utilizzato come cimitero. E lì fu seppellito, la sua sepoltura, il santo martire patrono della città, appunto San Gennaro. Intervenimmo trovando i capitali, rifacemmo, lo rendemmo, come dire, praticabile, rendendolo sicuro, mettendo un impianto di illuminazione adeguato è un impianto per la bigliettazione, si crea una cooperativa, la Paranza, e immaginate che il primo anno ospitò 6.000 visitatori, 6.000 turisti, e quando è stato chiuso per effetto della pandemia eravamo arrivati a 180.000 visitatori e la Paranza, che aveva 6 dipendenti, aveva 40 dipendenti. L'ultimo progetto invece che voglio raccontare è un progetto che viene in un'altra parte della città e adesso è in fase di decollo, è il progetto della sistemazione del rilancio del complesso
della devozione della Santa Croce, che è una chiesa bellissima, chiusa da 50 anni alla fruizione del quartiere della città, con un meraviglioso giardino quattrocentesco in cui, pensate, nel 1485 fu ordita contro la famiglia dei Aragonese la congiura dei Barò. Ecco, questo è un progetto che nel giro di un anno porterà alla sistemazione dell'intero complesso, alla creazione di una casa per la musica dei ragazzi che sono nella piccola orchestra di Forcella, e verrà reso al quartiere ai ragazzi del territorio. Da dove provengono i vostri fondi? Allora, è una bella domanda, perché è la domanda delle domande, nel senso che per sostenere tutto questo grande volume di attività è evidente che bisogna reperire i fondi per finanziare i progetti, renderli sostenibili e replicabili nel tempo. L'approccio che noi abbiamo per le nostre iniziative è un approccio di tipo, come dire, manageriale, cioè cerchiamo di fare in modo che i progetti siano sostenibili nel tempo e replicabili dal punto di vista della creazione di reddito. Ma per realizzare l'investimento ci rivolgiamo unicamente a enti privati, a fondazioni, a grandi banche, a grandi imprese che hanno a cuore le sorti dello sviluppo sociale in territori degradati. Fra i nostri grandi sponsor abbiamo dalla Fondazione BNL all'ENI, alla Fondazione Con il Sud, che è un'importante fondazione bancaria che finanzia tutte le attività del terzo settore nel Mezzogiorno, a una fondazione milanese che si chiama Fondazione Peppino Ismara. L'ultimo finanziamento ci viene da Estée Lauder, che è quella casa di cosmetici di importanza internazionale quotata alla borsa di New York, il cui presidente è un napoletano. Dato che noi ci chiamiamo l'Altra Napoli Onlus, napoletani dentro, i napoletani in giro per il mondo fanno a gara per sostenerci, sapendo che affidano bene i loro soldi. Nessuno li sperpera, nessuno li butta, nessuno li ruba, ma li gestisce con il cuore e con la testa per il bene di questa città. Salutiamo e ringraziamo il vicepresidente Antonio Lucidi per la sua disponibilità e per averci presentato questa fantastica associazione. L'Itis Ferraris ha realizzato due servizi in aree della città molto diverse, Posillipo e Scampia. Nel primo servizio si presenta il comitato civico MEC, Mazza e Cestello fanno stato bello. Si occupa di tenere pulito il quartiere di Posillipo, dove la bellezza dei luoghi purtroppo non distoglie i residenti dal perseverare in comportamenti poco civili. Intervista a Francesca Mirante, fondatrice del comitato. Offre uno spunto di riflessione sulla realtà dell'associazionismo e del volontariato a Napoli, nel confronto tra aree diverse della città come Scampia e Posillipo. Buongiorno, sono Loris Napolitano e vi do il benvenuto ad una nuova intervista della Web TV. A Scampia, come abbiamo visto nel servizio precedente, vi sono varie associazioni di volontariato molto attive, soprattutto nei territori difficili. Ma noi del Ferraris ci siamo chiesti, ma nelle altre zone di Napoli qual è la situazione? Così abbiamo deciso di volgere uno sguardo approfondito al quartiere di Posillipo, dove di recente è nato un comitato civico chiamato Mazza e Cestello fanno strada bella. Oggi abbiamo il piacere di intervistare la fondatrice Francesca Mirante, storica dell'arte e docente, molto attiva a Napoli, presidente già da anni dell'associazione Progetto Museo, che si occupa della valorizzazione e divulgazione dei monumenti napoletani. Allora, per incominciare la ringrazio signora Mirante a nome dell'istituto e a nome mio per aver accettato il nostro invito per questa intervista. Iniziando subito con le domande, come prima domanda le vorrei chiedere quando è nato il comitato e qual è stato i suoi primi obiettivi, qual è l'obiettivo principale dell'associazione? Allora, il comitato Mazza e Cestello è nato nel dicembre del 2020, è molto giovane ed è nato con l'obiettivo di ridare una dignità a un quartiere meraviglioso che è il quartiere di Posillipo, che però versa in uno stato di degrado e di abbandono e di incuria veramente drammatico.
Da una breve ricerca che abbiamo fatto sulle associazioni di volontariato a Posillipo, abbiamo riscontrato che queste sono molto poche, soprattutto se confrontiamo la situazione negli altri quartieri, ad esempio Scampia. Secondo lei, perché accade? Beh, ma questo è purtroppo è naturale. La condivisione, l'associazionismo nascono nei luoghi dove c'è bisogno di condivisione, dove le persone amano partecipare, amano mettersi insieme. Purtroppo nei quartieri residenziali questo naturalmente non avviene, ognuno si chiude nelle proprie case, ognuno ha il proprio spazio privato più che dignitoso e certo, quindi diciamo non ha la necessità di vivere in maniera piena gli spazi comuni, che è una tragedia però, perché poi tutto questo produce all'interno di questi quartieri un disinteresse, un'alienazione che sembra minore, ma per il peso e per la gravità del tipo di alienazione è molto peggio di quelle alienazioni che nascono in molti quartieri di periferia, perché qui c'è un'alienazione che è dovuta al disinteresse. Io ho una bella casa, sto a casa mia, di tutto quello che avviene fuori non me ne importa niente. E quindi non sarebbe, come potremmo dire, utile, cioè non è sentito come necessario l'aggregarsi, anzi, e questo è drammatico. E d'altronde il risultato di come stanno le nostre strade in questo momento è proprio la conseguenza di questo atteggiamento. Poi le volevo chiedere, da quanti volontari è composta la sua associazione? Se collegata ad altre associazioni e soprattutto quali sono i suoi progetti per il futuro? Allora, noi in realtà non siamo proprio ancora un'associazione, siamo un comitato spontaneo e inizialmente subito, proprio perché non volevamo essere il classico gruppo di persone che si riunisce e che pensa di cambiare immediatamente le cose, siamo partiti con un gruppo che eravamo una quindicina. Ora abbiamo avuto come adesioni, siamo arrivati quasi a 300 persone. Se ti devo dire quante sono le persone che poi intervengono veramente nelle azioni che abbiamo già messo in campo, arriviamo ad una trentina. Come al solito, il solito 10% è quello che diciamo fa e non parla solamente. Questo purtroppo è un dato abbastanza drammatico. Noi in realtà siamo diciamo nate con questo obiettivo e inizialmente abbiamo immediatamente coinvolto delle altre associazioni, perché non ci sentivamo competenti, non ci sentivamo in grado di poter anche confrontarci con le istituzioni, perché noi siamo nate con l'idea di supporto alle istituzioni. Nel nostro quartiere, per esempio, chi raccoglie i rifiuti, che è l'ASIA, li raccoglie molto bene, li raccoglie tempestivamente. E il problema non è il pubblico, il problema è il privato. E quindi per anche non fare interventi inutili, per non sovrapporci alle istituzioni, siamo subito messi in contatto con un'associazione che ora si chiama WOW, che prima aveva un altro nome, ora si chiama WOW. Poi siamo in forte collegamento con Mare Vivo e diciamo partecipiamo indirettamente a questa rete di associazioni del Golfo che hanno una forte attenzione nei confronti del mare. Noi però ci teniamo a mantenerci radicati su quelli che sono proprio gli obiettivi che abbiamo identificato in questa zona, e quindi gli obiettivi sono, noi li chiamiamo le 3C: le cacche dei cani, le campane, presso cui gli incivilissimi abitanti di Posillipo depositano qualsiasi cosa, e le cicche. Perché le cicche? Perché purtroppo studiando, anche in collaborazione con Mare Vivo, ci siamo resi conto che la cicca è l'agente più inquinante per il mare. Quello che succede alla cicca, che si frantuma in microparticelle, è un danno mostruoso nei confronti del mare. E quindi noi abbiamo, in più però, a queste 3C sono unite da una grande, diciamo, come potremmo dire, madre, che è la cultura. Cioè noi vorremmo anche un po' riportare delle attività culturali, anche dei momenti di dibattito, di confronto, in un quartiere che purtroppo è un quartiere importante della città, meraviglioso, ma che è ostaggio dei suoi, di una parte, meno male, non tutti, ma dei suoi abitanti. Grazie mille dottoressa, a nome dell'istituto e a nome mio soprattutto, per la vostra disponibilità e per averci dedicato un po' del suo tempo. Ringrazio anche le persone che ci hanno seguito in questa intervista.
Vi raccomando di seguire anche le prossime e di rimanere sempre aggiornati. Nel secondo servizio, i ragazzi hanno intervistato Barbara Pirro, un giovane avvocato di Scampia, impegnata attivamente nella riqualificazione del quartiere attraverso l'associazione Chirorm e Chinò e il ristorante Kiku. Questi sono luoghi in cui si attuano buone pratiche di convivenza tra etnie diverse, di integrazione e di promozione di attività culturali e sociali. Benvenuti in questa nuova puntata di Sguardi Metropolitani. In questa puntata abbiamo scelto come tema il volontariato e le associazioni. Tra le varie associazioni, la nostra curiosità è stata attratta dall'associazione Chirom e Chinò, gestita da Barbara Pirro. Barbara Pirro è un'avvocato di 35 anni, cresciuta a Scampia, che ha deciso di non lasciare gli studi e allo stesso tempo di aiutare le persone del suo quartiere. L'associazione Chirom e Chinò nasce nel 2002 con gli obiettivi di attivare concreti processi di cittadinanza e partecipazione per contribuire all'emancipazione sociale, personale e collettiva. Inoltre, l'associazione Chirom e Chinò ha dato anche poi vita al ristorante Kikù, la cui struttura è situata sopra all'auditorium di Scampia, provando ad unire gastronomia interculturale con la lotta alle discriminazioni. Da che cosa è nata l'idea di creare un'associazione con questo scopo? Allora, Chirom e Chinò nasce in realtà quasi 20 anni fa come gruppo informale, in un posto prossimo a quello che è la vostra scuola. Nasce all'interno di un campo Rom, informale, che sta a Scampia da quasi 30 anni. Eravamo un gruppo di giovani attivisti, studenti universitari allora, con in mente le parole di un grande maestro. Tra l'altro di Scampia, Felice Pignataro, cofondatore insieme a Mirella Pignataro del Gridas, e che se le cose non ti piacciono per come sono, non puoi far altro che utilizzare le tue mani, la tua creatività e il tuo intelletto per poterle cambiare senza che le cose cambino per decisione che proviene dall'alto. Costruimmo all'interno di un campo Rom uno spazio che ci piaceva definire pubblico, uno spazio di congiuntura tra il campo e il quartiere, uno spazio di apertura alla città dove poter costruire relazioni significative tra gli abitanti della città in una dimensione culturale, di approccio pedagogico e rigenerativo. Com'è cambiato il vostro modo di lavorare durante il periodo della pandemia di Covid-19? Bene, diciamo, ha completamente stravolto le vite di tutti e anche quindi le proposte, le iniziative, le attività associative. E immediatamente, diciamo, con il lockdown dello scorso anno di marzo lanciamo una campagna provocatoria dal titolo Andrà tutto bene, ma a chi? Immaginando e prospettando nell'immediato che non ci sarebbero stati sussegni adeguati a tutte quelle persone che vivono di economie informali e casa non è un luogo sicuro, non è un luogo ospitale perché ce ne abitano in molti, perché le case non sono luoghi sicuri per questioni di violenze domestiche. Ma a chi, soprattutto nei confronti dell'infanzia, di quell'infanzia che già e di tutti quegli alunni che hanno già, diciamo, nel quotidiano difficoltà di accesso allo studio. All'immediato lanciamo una campagna di crowdfunding per la raccolta di fondi insieme a tantissime realtà territoriali con le quali abbiamo costituito una BAM, una brigata di appoggio mutuo, con la quale abbiamo consegnato spese a domicilio, sportelli legali, sportelli di supporto per l'accesso alle misure di sostegno al reddito, per la questione dell'abitare, per la questione degli incentivi al lavoro, sostegno psicologico, laboratori educativi a distanza, ma anche raccolta fondi perché alle famiglie potessero arrivare dei kit educativi, computer, quindi connessione a internet che ci hanno consentito dal lato di portarle a casa delle famiglie, dall'altro di attrezzare da Kipu che immediatamente si è ritrasformato in uno spazio che ha consentito di fare la didattica solidale. Come ha risposto il quartiere alle vostre iniziative? Come mai, secondo lei, malgrado l'opera di integrazione svolta anche dalla vostra associazione, ci siano ancora, diciamo, all'interno del nostro territorio problemi di convivenza con i Rom? E anche per nostra esperienza, tra l'altro diretta, ad esempio, ci sono comunque dei ragazzi rom che frequentano regolarmente il nostro istituto, però con l'andare del tempo ci sono state anche probabilmente delle incomprensioni con il campo rom confinante alla nostra scuola.
Bene, diciamo, questa è una domanda abbastanza complessa da un lato e abbastanza semplice dall'altro. Certo, diciamo, non basta l'attività di un'organizzazione come la nostra, sebbene fortemente impegnata, motivata, diciamo, e attrezzata ad affrontare e a lavorare sul tema delle discriminazioni e anche della convivenza pacifica fra le comunità, a risolvere il problema. Questo, diciamo, ha a che fare con lo status giuridico, con lo status sociale che questa minoranza, sebbene non riconosciuta come tale, per esempio in Italia, affronta quotidianamente. La questione dei disagi, delle incomprensioni, delle tensioni che si verificano, che si vivono, che si respirano tra chi vive o perché ci abita o perché, diciamo, come la vostra scuola è adiacente ad un campo rom, sono evidenti sotto gli occhi di tutti, ma non hanno tanto a che fare con una questione culturale di appartenenza delle comunità rom a degli stili di vita che possono sembrare in contrasto con le quotidiane esigenze di studenti piuttosto che di persone che ci convivono vicino, quanto piuttosto sul fatto di vivere all'interno di un campo rom. La gente fa un come può, e quindi questo significa che se deve riscaldarsi d'inverno con i residui delle porte delle nostre case, dei mobili che sono trattati in maniera chimica, questo significa che dei fumi arrivano anche all'interno delle scuole, delle normali abitazioni. Ovviamente sono, diciamo, in contrasto due diritti fondamentali, quello di potersi riscaldare e non morire di freddo all'interno di una baracca e quello di poter respirare dell'aria pulita. Ringraziamo Barbara Piero per essere stata qui oggi con noi e per averci raccontato la realtà della sua associazione Chi Rom e Chi No. Da Francesco Paolo, buon cuore è tutto, noi ci sentiamo alla prossima intervista. Il NITTI ci parlerà dell'associazione Abbio, che si prende cura dei bambini ricoverati in ospedali pediatrici. Le alunne del NITTI, nell'ambito del progetto scolastico volontariato, hanno incontrato e intervistato referenti e volontari dell'associazione. Buongiorno a tutti, siamo le inviate di Web TV e oggi incontreremo delle referenti dell'associazione di volontariato Abbio. Abbiamo qui Anna Di Carlo e Pina Farina. Ciao. Cominciamo subito con la prima domanda. Come e quando è nata Abbio e di cosa si occupa? Abbio è l'acronimo di Associazione per il Bambino in Ospedale e nasce a Milano nel 1978 da Fondazione Abbio, per poi diffondersi negli anni in tutta Italia. Infatti è nel 2000, il 27 febbraio del 2000, grazie all'impegno di un gruppo di volontari, nasce Abbio Napoli. Il primo ospedale nel quale Abbio Napoli ha operato è stato l'Annunziata, fino ad arrivare poi ad oggi, dove noi pratichiamo la nostra attività in 11 ospedali di Napoli e provincia. Attualmente siamo circa 500 volontari. Abbio nasce per promuovere l'umanizzazione dell'ospedale e si rivolge ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie e fornisce quel supporto necessario per facilitare l'inserimento e la permanenza in ospedale. In che modo? Attraverso il gioco, attraverso attività ricreative, attraverso l'ascolto attivo e soprattutto attraverso l'allestimento di spazi e di ludoteche all'interno degli Come ospedali. reagite quando il bambino o la famiglia rifiutano di partecipare alle attività? Le situazioni cerchiamo di analizzarle perché possiamo trovare bambini timidi e riservati, genitori che diffidenti nel lasciarci il bambino e farlo giocare con noi, o anche adolescenti, quindi bambini di 13-14 anni che svalutano un po' la nostra attività ludoteca e quindi magari tendono a non venire. Nella maggior parte comunque dei casi cerchiamo il bambino libero di poter scegliere se venire o meno. Come ha influito il volontariato nella vostra vita quotidiana, anche dal punto di vista emozionale? Abbio entra a far parte a pieno titolo di quella che è la nostra vita quotidiana. Noi Abbio dal punto di vista emotivo ti fortifica, ti rende più forte, ti migliora ogni giorno proprio come persona e sicuramente tutte le esperienze che noi viviamo in Abbio ci insegnano qualcosa. Quindi Abbio è questo, entra proprio nella nostra quotidianità. Abbio diventa anche una importante e grande responsabilità, in quanto ci siamo resi conto che durante i vari turni che i genitori e i bambini aspettano il nostro arrivo
Quindi ci sentiamo responsabili nel dover rispettare l'impegno del volontariato. Se potesse utilizzare 5 parole per descrivere le emozioni che provate, quali sarebbero? La prima parola che mi viene in mente è entusiasmo. L'entusiasmo è quello che accomuna tutti noi volontariati, l'entusiasmo che mettiamo nelle attività che svolgiamo, ovviamente non soltanto le attività in ospedale, ma anche quelle extra ospedaliere, quindi anche le attività di promozione. Questo è l'entusiasmo che condividiamo un po' tutti noi volontari. A me verrebbe da dire, da mettere due aggettivi insieme in realtà, che sono opposti tra di loro, ovvero allegria e tristezza, in quanto durante i turni spesso siamo allegri in quanto comunque giochiamo con i bambini, quindi gli trasmettiamo positività, serenità nell'affrontare comunque una situazione particolare, ma in alcuni turni, in alcune situazioni comunque ci trasmettono anche un po' di tristezza proprio dato dal momento critico del bambino. Un'altra parola che mi viene in mente è la parola gruppo, perché noi volontari ci sentiamo parte di un qualcosa. Il volontario non è mai solo nello svolgere tutte le sue attività, ripeto, sempre le attività ospedaliere o extra-ospedaliere. È diciamo che è dal gruppo ed è dalla condivisione che nasce tutta la forza di Abbio Napoli. In che modo potremmo riuscire a motivare i giovani a diventare volontari come avete fatto voi con noi? Io penso che il modo più efficace per diciamo, avvicinare i giovani al volontariato è la condivisione di esperienze. Ed è fondamentalmente quello che fa Avio quando attraverso i suoi progetti all'interno delle scuole. Noi entriamo nelle scuole e non facciamo altro che trasmettervi le nostre emozioni e quelle che sono le esperienze che noi viviamo in ospedale. Quindi sì, in che modo voi, giovani, potete motivare altri coetanei vostri nell'avvicinarsi al mondo del volontariato e essere solo portavoci delle nostre esperienze e delle emozioni che noi, abbiamo prov cioè che noi proviamo durante E che i turni? abbiamo cercato di trasmettervi. Sì, esattamente. L'intervista è terminata qui. L'associazione Abbio è stata scelta per questa occasione dopo un'iniziativa da parte del Centro Servizi Volontariato con noi alunni del Francesco Saverio Nitti di Napoli e ci teniamo a ringraziarla per aver condiviso con noi episodi che nel loro insieme hanno costituito un'esperienza unica. Gli studenti dell'ISS Melissa Bassi hanno intervistato il responsabile del centro Urtado, dottor Graziano Calci, la coordinatrice delle attività educative e di formazione professionale, la dottoressa Stefania Loppolo. Il centro si configura come un importante polo di aggregazione del territorio e propone incontri culturali, cineforum, mostre di autori locali, caffè letterali ed accoglie al suo interno tre realtà che portano avanti il progetto di formazione alla cultura e al lavoro nel cuore di Scampia, da come si può dedurre dalle parole degli intervistati. Buongiorno, io sono Francesca Buono e sono un'alunna dell'Istituto ISIS Melissa Bassi. Oggi siamo con il dottor Graziano Calci e Stefania Ioppolo del Centro Urtado. Vorrei rivolgervi delle domande. La prima è a chi si rivolge il Centro Urtado? Il Centro Urtado è un'associazione, è una realtà complessa che si rivolge al territorio di Scampia. Quindi è un'azione sul territorio rivolta soprattutto ai giovani e alle fasce più disagiate. Ok, bene, di cosa si occupa il centro? Diciamo che ci sono tre assi di intervento al quale sono connesse tre associazioni. Il primo asse è quello educativo ed è sviluppato soprattutto dall'associazione Aquas. Il secondo ente si occupa di quello che è l'aspetto formativo, cioè vogliamo rispondere al disagio della dispersione scolastica attraverso l'offerta di una formazione professionale. E di questo si occupa un ente di formazione che si chiama IPAM. Ed infine c'è un terzo aspetto che è uno sbocco lavorativo gestito dalla cooperativa La Roccia. Attualmente noi abbiamo due laboratori, uno di sartoria e uno di legatoria e cartotecnica. In questi laboratori noi garantiamo un impiego professionale lavorativo,
Quindi c'è tutta una serie di azioni che questi tre poli poi in interconnessione svolgono nel suo complesso. Mantiene il centro. C'è da parte nostra un supporto da parte della compagnia di Bojou. Nel nostro specifico, avendo anche una realtà che produce dei corsi di formazione e una realtà che produce lavoro, almeno teoricamente dovremmo essere in grado di produrre reddito. Noi abbiamo un marchio registrato specifico che si chiama Fatto a Scampia, A con la chioccioletta rossa, e produciamo materiale, e produciamo abbigliamento, prodotti per la casa, le borse, eccetera. E nella legatoria sono specializzati soprattutto nel restauro del libro e nella produzione di cartotecnica. Nel corso del tempo l'associazione ha cambiato le modalità di operare? Le attività sono sempre state rivolte a tutti i ragazzi del quartiere, però diciamo nel frattempo, con il passare del tempo, le attività man mano si sono meglio strutturate, sicuramente sono cresciute. Le idee di base che avevamo sono migliorate, ce ne sono venute altre, insomma cerchiamo sempre nella prospettiva futura di poter fare meglio. Invece i ragazzi vi hanno mai dato qualcosa, anche se non materiale? Direi sempre, sempre, in ogni volta, perché vediamo insomma che tutti i ragazzi che vengono comunque ci apportano idee, gioia di vivere, è una ricchezza a livello umano che veramente va oltre i luoghi comuni. È bello poter ospitare da noi sia ragazzi che vengono da famiglie che hanno dei disagi socio-economici, ma anche famiglie del quartiere dove non c'è nessun tipo di disagio. Quindi poi si crea questa relazione tra i ragazzi stessi dove nessuno si sente escluso e anzi colpisce l'altro. Sì, come diceva Stefania, cerchiamo di raggiungere un po' tutte le fasce sociali e ci starebbe a cuore sinceramente poter raggiungere soprattutto i più in difficoltà. È anche rilevante, credo, tenere conto che il percorso che questi ragazzi possono fare con noi qualche volta permette ad alcuni di loro diventare a loro volta educatori. C'è un dare e c'è un ricevere. Ok, grazie mille. Con questo servizio termina il nostro incontro. Speriamo di avervi riempito gli occhi con i nostri sguardi. Sguardi metropolitani.